libretti per musica venivano stampati su carta anche molto povera, erano destinati proprio perché l'uso era per il singolo spettacolo, spesso poi venivano buttati, diciamo. Ma in una tiratura c'era sempre un piccolo numero di esemplari che aveva una legatura un po' più importante, più raffinata e magari destinata a personaggi di rilievo che seguivano lo spettacolo. È questo il caso di un libretto della Traviata, scritto da Piave, e il libretto della prima di Traviata che fu data alla Fenice di Venezia. Siamo nella stagione di Carnevale Quadragesima 1852-53. La particolarità di questo libretto, che come vedete ha una legatura in seta con decorazioni dorate, è che possiede in antiporta una carta in cui c'è la dedica probabilmente al personaggio importante che quella sera presenziava lo spettacolo, a Sua Eccellenza il Conte Correr, Cavaliere di più ordini, Podestà di Venezia. Questo invece è il libretto di Tosca, di Sardù, Illica e Giacosa, per l'opera di Puccini. È un esempio di libretto editoriale pubblicato da Ricordi, che aveva il copyright dell'opera e comunque, oltre ad avere i diritti sullo spartito, li aveva anche sul libretto e li confezionava con una cura imprenditoriale particolare perché cercava sempre, Ricordi, di rendere gradevoli, accattivanti le copertine che erano le stesse per lo spartito, per il libretto, talvolta per il manifesto e anche per delle cartoline che si potevano acquistare. Questi sono libretti editoriali, nel senso che, come i libretti che possiamo comprare ai giorni nostri quando andiamo in teatro, contengono il testo dell'opera fisso, stabilizzato, che sarà valido per tutte le rappresentazioni. Ma non era così un tempo e noi abbiamo una ricca collezione di libretti di rappresentazioni a Firenze che vanno dal 1759. Ognuno di questi volumi contiene il libretto di una rappresentazione nei principali teatri fiorentini. Ma vediamo com'era un libretto nel Settecento. Innanzitutto un testo, soprattutto se è scritto da un importante poeta, per esempio Metastasio, poteva essere musicato da diversi musicisti. In questo caso abbiamo per esempio un libretto, Sismano nel Mogol. Questo è il libretto di una rappresentazione
data al Teatro della Pergola nel 1776, un testo di Giovanni de Gamerra che fu musicato da Paisiello, ma in questa rappresentazione fiorentina la musica era del tutto nuova di Francesco Zannetti. E se noi guardiamo come è fatto un libretto in quest'epoca, grosso modo fino al 1850, ci rendiamo conto che è una specie di programma di sala, perché riporta il cast della singola rappresentazione, riporta i nomi di tutte le maestranze che hanno contribuito allo spettacolo, chi ha dipinto le scene, chi ha preparato il vestiario, riporta il nome del librettista e talvolta, ma non sempre, quello del musicista. In questo caso, poiché la musica era nuova di Zannetti, il musicista è messo ben in evidenza. Qua la musica è del tutto nuova.